Giugno è il mese delle tre e dei grandi annunci. Quest'anno però non mancano nemmeno le uscite importanti, tra ritorni di vecchie glorie e giochi che ambiscono ad essere definiti davvero di nuova generazione. Vi raccontiamo i 10 che aspettiamo di più in questa nuova puntata della release list di Multiplayer.it. A 35 anni dal debutto in sala giochi, Ghosts and Goblins Resurrection ci riporta nella pesante armatura di Sir Arthur, determinato a salvare la propria amata dalle grinfie di un malvagio demone. Un'operazione nostalgia che mescola gli elementi degli originali con un completo redesign grafico per offrire frenetiche sequenze di inseguimento, spettacolari boss fight e sezioni platform spietate. Secondo capitolo della serie action medievale, Chivalry 2 ci catapulta nel mezzo di battaglie su larga scala, aperte alla partecipazione di un massimo di 64 giocatori e completamente crossplay tra le varie piattaforme. Caratterizzato da una visuale in prima persona e da un sistema di combattimento sfaccettato, il gioco ci chiederà di difendere una fortezza, di assaltarla, oppure di eliminare tutti gli avversari sul nostro cammino. L'iconico RPG di Square Enix fa ufficialmente il proprio debutto anche su PlayStation 5 con Final Fantasy VII Remake Integrate, una versione migliorata dal punto di vista tecnico, capace di offrire una grafica 4K e 60 fps, nonché una serie di contenuti inediti, su tutti l'espansione Episode Intermission, che ci metterà nei panni della scaltra Yuffie. Ryu Hayabusa fa il proprio ritorno in grande stile con Ninja Gaiden Master Collection, una raccolta rimasterizzata che include, in un'unica soluzione, tutti e tre gli episodi della celebre serie action targata Team Ninja, Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3, Razor's Edge. Strive rappresenta un cambio di direzione piuttosto importante per la serie Guilty Gear, un picchiaduro frenetico, spassoso e molto più tecnico di quanto sembri, che si pone come una giusta via di mezzo tra semplificazioni e Animal Core, un capitolo quindi che potrebbe rendere il brand più popolare che mai. Non un semplice gioco, bensì un vero e proprio set di strumenti per lo sviluppo di videogame. Laboratorio di videogiochi mette infatti a disposizione degli utenti Nintendo Switch un sistema oggetti che consentirà loro di creare, modificare e rifinire esperienze di tipo diverso, per poi condividerle con la community oppure scaricare e provare le creazioni di altri giocatori. L'attesa avventura firmata Insomniac Games, Ratchet & Clank, Rift Apart, punta a mostrarci di cosa è davvero capace PS5, grazie a meccaniche che non sarebbe stato possibile implementare sull'hardware di precedente generazione. Il gameplay tipico della serie è infatti stato consolidato e arricchito grazie a scenari più ampi, un arsenale rinnovato, un nuovo personaggio giocabile e tante idee originali, in grado di trasformare la campagna in un'esperienza coinvolgente e visivamente incredibile. Uno scenario iconico, un esercito di creature malvagie e quattro coraggiosi eroi disposti ad affrontarlo. Sono questi gli ingredienti di Dark Alliance, il nuovo brawler a base cooperativa che ci vedrà combattere all'interno della leggendaria Valle del Vento Gelido per difendere l'universo di Dungeons & Dragons da un nuovo spietato nemico. L'idraulico Nintendo torna a cimentarsi con una delle sue tante passioni sportive in Mario Golf Super Rush, un gioco di golf arcade in cui avremo modo di partecipare a modalità divertenti ed inedite, come lo speed golf in cui tutti i personaggi si alternano rapidamente allo swing, o l'avventura golf con le sue molteplici sfide. A nostra disposizione i Mii e 16 differenti eroi, ognuno con le sue caratteristiche e abilità. Scarlet Nexus è il nuovo action RPG in stile anime di Bandai Namco, ambientato in un futuro in cui alcune persone scoprono di poter utilizzare poteri extrasensoriali. Qui dovremo sfruttare tutte le possibilità di un sistema di combattimento sorprendentemente profondo e seguire gli eventi di una storia che si intreccia in più occasioni, portando avanti una narrazione che promette di essere molto affascinante. Con questo si conclude la nostra selezione dei giochi che aspettiamo di più a giugno 2021. Voi invece per quali titoli siete in trepidante attesa? E quali annunci vorreste alle 3 2021? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. A schermo trovate adesso un riepilogo di tutto quello che uscirà nei prossimi 30 giorni su PC, PlayStation, Xbox e Switch.
A me non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo mese con una nuova puntata della Release List, sempre qui su multiplayer.it.